E la ciurma, io sono Matt Test, ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Spero di aver fissato un po' il problema che negli ultimi due episodi ha green screenato la maglia. Adesso dovrebbe essere a posto, a meno che non vada troppo indietro, tipo così poi inizia a sparire. Però, esatto, se vado troppo avanti mi sparisce la faccia. Ma così teoricamente non dovrebbero esserci problemi, per cui andiamomi. Scuso per i problemi tecnici dello scorso video, ma davvero non avete idea del casino che ho dovuto tirare su in sta stanza per riuscire a registrare, per cui ogni volta che devo registrare devo tirare su un'impalcatura incredibile per avere il green screen e insomma, mi piace per lo sforzo. Cosa si stava a fare? Dovevamo capire, ah esatto, questi assassini famosi della Legione 17 che cavolo vogliono da noi. Ma siamo a posto noi come equipaggiamento più che altro? Perché non mi ricordo assolutamente niente, inventory. Ah, abbiamo trovato della roba nuova. Ma questo è un veleno. Lui un pilum in più non gli farebbe male. Pipipa, pipipu, popopo. Però è solo quello che ci manca. Non andrei apposta all'accampamento per quella roba là. Ah, no, dove è andata Iu de Deianeira? Non mi ricordo, cos'è successo a Deianeira che non c'è più? Sinceramente non mi ricordo mica più cosa è successo. Forse dobbiamo aspettare del tempo. Avviciniamoci in là. E poi vediamo che sta succedendo. Non so neanche. Ah, ok, Deianeira non è più assente. C'è una battaglia, ovviamente. Ah, porca miseria, queste battaglie del manga. Siamo però con la legione quella sensata, non con l'africana. Andrei con lui per fargli guadagnare un pochettino di exp più che altro, perché è l'unico che non è skillato del tutto. Vai, dai, cerchiamo di non perderci troppo tempo. Dai, facciamo questo, enemy manpower, anche se qua... Il Legion Morale meno 5 non mi piace, per cui dovremmo andare a intervenire se per caso ci fosse qualche problema. No, per ora ci hanno abbassato il cavallo. Questo non è male, dai. Tira su la ruota e ci tira su anche l'artiglieria. Questa non la sprecherei così per una roba del genere. Questa invece ci darebbe meno morale, no? Abbiamo bisogno di tenerci la morale perché mi sa che è una delle cose più importanti da mantenerci. Allora, riusciamo a sistemarci anche quello magari? Sì, con questo qua sì. Ritira su di due il cavallo e di uno il carro. Mi sembra il migliore. Vai. Ci tirano giù di due il cavallo di nuovo. Questo potremmo fargli scatter? Forse sì, magari viene distrutta. Se... ci proviamo, perché arriva a 0 su 2208. Però... Vabbè, ci proviamo. Vediamo cosa dice. Ah, è salito parecchio questo, a metà adesso. Abbiamo guadagnato 10 di esperienza, il morale è rimasto uguale, abbiamo andato a recuperare un po' di gente. Ah no, si è ritirato. Ma perché si è ritirato? Cioè un tempo c'era quel... Se vai dopo di questo viene distrutta completamente.
Adesso non esiste più questa situazione, boh. Ma sono di nuovo trasparente? No, speriamo di no. Adesso cerco di farci attenzione. Abbiamo occupato la regione, ok. Ah, ma no, stavamo attaccando noi. Ok, razioni, schiavi. Va bene, ma tanto non ce la facciamo niente. Dobbiamo pacificare Benjode Oasis. Che cavolo è? Boh, vabbè, andiamo con il... cioè, con noi stessi, vediamo che succede. We need not answer to any Barbarian calls. Lasciamo un'offerta You di know what 5 this is to the razioni. country. O di Free 100 money. denari. C'è un 100 denari, dai. Ma sì, ma chi se ne frega. No, forse è qua che ha bisogno... Bisogna andare alla regione. Sì, ma andiamo qua. Però non la Pro Room, quella... Esatto. Questa è... Dovrebbe essere... Era la... Scoperto una missione di legione, ok, quella roba là. Abbiamo scoperto altro... Ah, possibile che... Cioè, nel senso... Non sapevo proprio niente di sta regione qua. Ok, conquistato, ottimo. Meglio che ci sono queste robe qua delle regioni, che non bisogna sempre mandare il tizio stupido secondario. Dove siamo noi? Ah, che spariscono i simbolini. Scendi giù di qua. Vai là. Ok. Tu, legione, vai a pigliare sta roba. E poi dobbiamo pigliare anche tutti questi accampamentini. Ma questo cos'è che ci dà? Costa 50 denari e ci dà delle medicine. Ma non ce ne frega niente. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono proprio i legionari. Ah, ecco le piramidi. Quanta acqua abbiamo ancora? Visto che dobbiamo tornare indietro, eh. Conviene tornare indietro, ci ha consumato una vagonata di acqua. Ma bravissimo, ci ha fatto aumentare il coso della legione Florum. Adesso sono solo più o meno 19, ottimo. Ce la facciamo come acqua? Non lo so, speriamo. Aspetta, cancello un attimo. Aspetta, voglio capire. L'acqua tanto se l'è ripresa. Va bene, dov'è che stanno attaccando? Mandiamo lui che è disgruntled ad avvisare che stanno arrivando. Dov'è che stanno arrivando? Dov'è che hanno attaccare qua? Oh, mandiamo là a Frorum qua. A difendere. Sì. Ma voi tornate indietro. Questo cos'è che è? Questo è... Paghi e prendi gli schiavi. Va bene, ma allora andiamo qua a prenderci la Iron Mine. Così almeno siamo a posto. Possiamo effettivamente anche fare l'upgrade. Però il rendezvous con gli assassini lo farei dopo aver preso la regione, perché non... Cioè, essendo che ho letto che ci sono degli agguati molto più gravi nelle regioni che non hai ancora conquistato, non è che ho tutta sta voglia di andare da Zonzo così senza conquistarli. Forse è meglio fare il gioco del risico e poi dopo...
occuparsi del resto. Che ore sono? Ok. Allora, intanto già che ci siamo, farei che fissare i legionari che ci mancano. Salve. La Victrix dobbiamo riempire. È vero che ce ne sono 50 che ancora devono fissarsi, ma... Vabbè, ok, tanto li sistemo lui. Andiamo poveri in canna, sì, abbiamo speso una vagonata di soldi qua e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora, non ha tanti denari, ha tanti schiavi, ma se io ti vendessi delle razioni mi darà pochi denari, ma almeno mi dà qualcosa, no? Ehi? Ok. Denaro, no. Oh, facciamo il free replenish di quell'oggetto là di... cos'è che era? Kaeso che aveva un pila un mancante. Esatto, facciamo il free replenish. Vediamo se possiamo fare qualche upgrade dell'outpost management. Questo allora sta ancora migliorando la floor, e sono molto contento di ciò. Abbiamo il tizio del free replenish, così ce l'abbiamo pronto per la prossima volta. Sì. È lui. Ma mettiamo lui che è di livello più basso. Ok. Il workshop, vabbè, potrebbe tornarci utile effettivamente il workshop. Ma vogliamo mettere un altro tizio là per il workshop? Mettiamolo, dai. Ah no, però gli upgrade. Allora, cosa possiamo fare qua? L'infermeria più potenza, la forgia più potenza. A questo sblocca gli upgrade di livello 2. Allora. Decrease treatment time, ce ne frega niente. Questo ci fa gli oggetti, le armi più forti, ma ce ne frega niente. Refresh the recruit. Questa è l'unica che mi interesserebbe di sto ramo. Mentre invece qua abbiamo l'Imperator Tent, che non è male. Stonewall non è male. Storehouse non è male. Commercium, fracco ci serve. E Foundry. Allora andrei sulla Factory. Suggested some improvements to his forge. We have the necessary resources. Così, tra l'altro ci darà magari già quelli di livello 2, visto che l'abbiamo messa adesso. E qua ci manca un legno, qua ci manca un legno. Servono una farm e una tannery, oppure una iron mine. Per cui se mi servisse ci fossero dei cosi che usano farm e iron, ma senza troppo esagerare. È tipo questa. Una farm e due iron. Andiamo con la forgia. Ok, non ho neanche visto cosa è cambiato. E va bene, adesso tutti hanno bisogno di legno praticamente. Per me me ne frega proprio un Kaiser. No, è Stonewalls che è la roba più urgente. Perché così posso andare al Commercium 3. Perché il Commercium 2 cosa dava? Dei cambi migliori. Foundry non ce ne frega in Kaiser. L'Imperator Tent anche non è male. Allora, o l'Imperator Tent o l'altro, ma comunque ci serve del legno. Un fracco di legno. Voglio solo capire se il tizio assegnato è assegnato giusto. Non è che adesso mi fa... Ma cosa... Perché mi mette loro, scusatemi? No. Mettimi tizio 9.
Dov'è che era il tizio 9? No, era un tizio 11. Allora mettiamo un tizio 10. Questo, dai. 25 ore ci dà gli stratagemmi di livello 2. Va bene. Questo sto continuando a sistemare. L'altro ci dà i free replenish. E va benissimo. Siamo comunque sotto di soldi, ma... Ce la fai uscire? Ok. Spero di riuscire a recuperare. Più che altro il problema è quando chiede di vendere altre robe. Perché... No, vabbè, di schiavi abbiamo visto che comunque si possono vendere. Perché costano tantissimo, per cui riusciamo. Più che altro quando chiede le medicine, perché qua non c'è più niente che ci dà medicine in questo momento storico. Allora io manderei qua la mia a sto punto. Sì. E io che vado a fa? Vado a esplorare qua. È vero che è un po' pericoloso, però almeno da vedere dov'è la città. Perché se non so dov'è la città. Trade post. Ma non voglio comprare niente. Tanto saranno di quelle porcherie che poi tanto non equipaggio nemmeno. Ah, ok, stiamo già attaccando, bene. Andrei su. Sempre lui per migliorare il suo... Cavolo, ci tira giù di due lo scudo. Farei così. Vai. E mi sale anche il carro. Oppure lo faccio salire di nuovo il carro. Se lo faccio salire ancora il carro ci può portare la legione morale maggiore. Però non mi basta troppo gli altri. No, devo per forza fare extended line. Va bene. No, se riesco... Oh! No, questo qua è quello che muore lui. Non lo voglio. Farei questo, non è male. Questo abbassa di uno lo scudo, ma aumenta il coso pure enemy power. Ah no, è uguale. Ma scusa, qua questo aumenta qua. Ah, perché c'era già l'enemy power meno 50. Vai con questo comunque, dai. Aia. Che si fa questo? Dai. Mi sembra il migliore. Ahia, mi è abbassato di due lo scudo. Celebrate ci dà più... Può andare sopra il 100? Andrei su questo alla fine, scusa un attimo. Va a 106 di morale. E ci fissa quegli altri problemi. Ah no, ok, non va più oltre il 100, lo segnava là, ma qui non lo segna, è il massimo del morale. C'è stato anche un Battle Reward che fa abbastanza schifo. Però 20 schiavi, quello va bene. Per gli schiavi possiamo venderli bene. Ah, dobbiamo parlare col Primus Pilus, no. Ah, la città è là. Ok, l'abbiamo trovata, se non altro. No, vuol dire che ci sarà la missione stupida della miseria, quella che bisogna... Proprio prima stavo dicendo, ah, che bello che non mi fa fare più quelle missioni stupide come se fossi deficiente. E invece ce le fa ancora fare. Mareo, mannaggia lui.
Comunque non è successo molto in questo episodio, ma direi che possiamo anche quasi concluderlo. Facciamo solo un attimo un fix qua. No, il replenish non dovrebbe esserci. Qua il mercato non penso che abbia nuova roba. Ah, siamo tutti sopra i 10k. No, infatti. I tizi che avevo segnato non penso che si siano liberati. Ah no, si è liberato il factory, ok. Gli strategia mi livello 2. Invece lui ancora ne ha. Il l'altro sta continuando a stare nel bagno a migliorare il morale dell'altra legione. Cosa ho fatto? Ah no, dov'è il... Tu il primo spirito. No, è lui il primo spirito, scusami, no? Turius Oreses. Something weird is Orestes. happening. A group of legionari was sent some time ago with a company of Roman mason. They should have been done by now. Oh, The va Romans bene. attacked our way, legate. Salve, Domine. Niente, dobbiamo fare. Liberare un villaggio. Sarà una missione che faremo per il prossimo episodio a questo punto, perché. Più che altro qua in sta zona c'è legno. Sono curioso. Sì, abbiamo un legno qua. Però non possiamo perché non è ancora stata pacificata. C'è un legno e una quarry. Sì, non è sto gran roba. Intanto sono un attimo, ci attaccano di nuovo. Dov'è che dobbiamo andare però per sta missione? Scusa, sto villaggio Cicisbeo? Qua? Sì, ok. Va bene, ma noi salviamo. Facciamo un nuovo salvataggio per essere... sicuri, lo chiamiamo. Oggi è l'episodio 79, quindi mazze 79, così ci ricordiamo che è questo. Detto questo, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.